Allora, siamo qui con Cristina Nosella, HR Manager di Servizi CGN. Grazie Cristina per la disponibilità. Grazie a voi. Ti chiediamo che cosa significa per te avere la responsabilità di gestire le persone all'interno di Servizi CGN. Grazie, bella domanda. Allora, io interpreto il mio ruolo come una missione, perché sono convinta che chi si occupa soprattutto di sviluppo di risorse umane all'interno delle aziende debba dare una profondità, perlomeno di perché, al ruolo che interpreta. Quindi è una bellissima domanda, grazie. Io mi chiedo con una certa frequenza il perché mi occupo di persone all'interno dell'azienda e di come interpreto il mio ruolo di sviluppo persone all'interno dell'azienda. E la risposta ce l'ho, ed è una risposta personale che mi sono data per cercare di fare al meglio il mio lavoro. Quindi il mio obiettivo è quello di contribuire, fare in modo che le persone all'interno di questa organizzazione di Servizi CGN possano continuare ad accrescere in maniera continua la loro consapevolezza e la loro self-leadership, perché secondo me questi due valori, queste due abilità, chiamiamole anche abilità umane, sono due abilità che stanno alla base della felicità nel lavoro, alla base della felicità di come cresci, di come ti sviluppi nel tuo ruolo e nella tua professione. L'ho sperimentato su di me, per cui mi piacerebbe di trasferire quello che è stato anche una fortuna che ho avuto io nel fare questo tipo di percorso, dare questi strumenti alle persone della mia organizzazione affinché possano anche loro fare questo tipo di crescita, quindi crescita di autoconsapevolezza, di self-leadership, perché quando tu sei consapevole di te e sei consapevole delle relazioni che gestisci, di come le gestisci, questo è la base per la crescita di qualsiasi ruolo all'interno dell'azienda, di qualsiasi sfida tu possa interpretare. Tutto il resto non dico che sia che sia facile, però è alla base di ogni conquista. Quali sono le difficoltà obiettive che riscontri nel tuo lavoro quotidiano? Allora, il mio lavoro non è esente da difficoltà, difatti, come ogni lavoro in azienda, le difficoltà con cui mi raffronto spesso, forse nel mio lavoro, è proprio scontrarmi con il concetto del lavoro che lascia poco spazio alla crescita della persona. Quindi le persone sono più concentrate sulla loro crescita professionale, trascurando gli aspetti invece di crescita delle abilità umane, vengono chiamate soft skills, ma io preferisco chiamarle proprio le abilità umane, che sottendono poi ai progetti di sviluppo professionale. Ecco, le persone trascurano questi aspetti. E quindi la difficoltà è fare in modo che le persone comprendano e desiderino lavorare sulla crescita di sé e quindi sull'essere per poi avere e poi divenire. In Servizi CGN avete adottato il MOPS, modello culturale organizzativo partecipativo di squadra. Sì. Che caratteristiche ha? Come viene gestito? Come si avvicina soprattutto alla linea delle organizzazioni TIR? Allora, è un modello culturale intanto, che poi diventa organizzativo. E il suo nome si chiama appunto partecipativo di squadra perché alla base ci sono le squadre, quindi è un modello circolare, piatto, che prevede che l'organizzazione è composta dalle squadre di lavoro, dove all'interno sì c'è un team leader che però sta facendo la sua evoluzione per diventare FAS, quindi acronimi che utilizziamo in CGN, che significa facilitatore di squadra. Quindi le squadre sono composte da collaboratori con un facilitatore che si occupa anche dell'osservazione della crescita dei collaboratori all'interno del team, e partecipativo di squadra perché è all'interno delle squadre di CGN che avvengono le decisioni, che vengono prese le decisioni. Come? Però, insomma, vengono prese quando le persone hanno la padronanza dell'ambito di lavoro, delle situazioni che stanno gestendo e mettono in atto il processo di consultazione. Quindi, quando hanno la padronanza della materia e attuano un corretto processo di consultazione,
possono decidere in ogni ambito che riguarda chiaramente il loro lavoro. Il processo di consultazione è: consulto tutti gli stakeholders, chiamiamoli così, tutte le persone dell'organizzazione che impattano sulla decisione. Quindi quando ci sono delle regole, che sono queste, tutte le decisioni dall'alto vengono abbassate a livello di squadra. E quindi il FAS, il team leader, chiamiamolo che così ci capiamo tutti, piuttosto che la direzione, cosa fa? Verifica che ci sia la padronanza, o fa in modo che la persona arrivi alla padronanza, e verifica che sia stato messo in atto il corretto processo di consultazione. Questo, ad esempio, è molto TIL, secondo me. Poi non solo, insomma, ci sono anche altre caratteristiche, però insomma, intanto ci possiamo fermare qua, perché siamo proprio in questa fase adesso di consolidamento di questo consolidamento da team leader a FAS, quindi da team leader a facilitatore di squadra, e portare la decisione e fare in modo che il FAS, attraverso la crescita delle proprie persone a livello personale e professionale, fa in modo che le persone possano scegliere e decidere a modo loro le soluzioni personali a fronte del problema comune che si trovano a discutere. Quindi il team leader passa dal modello io dico tu fai al modello accresco la tua consapevolezza attraverso le domande, attraverso il dialogo di coaching. Recentemente, grazie anche a Foxin, avete sviluppato un concorso delle idee all'interno della vostra azienda. Quali proposte siete riusciti poi a concretizzare nella realtà? Allora, ne descrivo solo una, ok? Molto bella. Che è molto bella perché è stata una proposta di sostenibilità a livello sia ambientale che sociale, diciamo sociale a beneficio di tutti i collaboratori CGN. Abbiamo eliminato tutta la plastica in azienda. Quindi avevamo distributori che erogavano bottigliette di plastica e attraverso l'idea di un collaboratore che ha passato il filtro di popolarità si è poi creato un team di lavoro. Questo team di lavoro è riuscito a fare in modo che tutti i distributori di plastica, quindi di bottigliette di plastica, fossero sostituiti da distributori di acqua, e con l'abbattimento della plastica in azienda abbiamo l'acqua disponibile per tutti. Oltre al concorso delle idee, nella vostra realtà, quali sono le implementazioni future che vedi con Foxin? Sì, allora, vedo almeno un paio di implementazioni future. Una riguarda l'ambito della digitalizzazione dei processi interni, e quindi Foxin può essere un ottimo strumento che useremo per lanciare delle sfide su come digitalizzare i nostri processi interni. Perché? Perché abbiamo un obiettivo di business che è digitalizzare lo studio professionale. Quindi perché non iniziare prima in casa noi? Quindi come dire, non puoi proporre una cosa che magari tu non sei forte, ferrato e l'hai già consolidata. Quindi lanceremo delle sfide ai collaboratori su idee per digitalizzare i processi interni, per essere poi anche più autorevoli e più credibili quando chiederemo all'associato di digitalizzare il proprio studio. Questa è una. Poi un altro ambito su cui utilizzeremo Foxin saranno delle sfide e delle condivisioni per dare forza al progetto MOPS. Non abbiamo solo il modello culturale organizzativo partecipativo di squadra, ma abbiamo anche un progetto per dare forza al MOPS, che si chiama lo stesso MOPS, dove ogni squadra, in funzione dei principi MOPS, deve rivedere le proprie prassi interne per abbandonare quelle inefficaci e adottare, ideare, creare, originare, pensare nuove prassi più efficaci per il team in questo momento, in chiave però principi MOPS, ok? Queste buone prassi devono circolare, altrimenti servono solo al team. Ecco, noi pensiamo di farle circolare attraverso la piattaforma Foxin, in modo tale che tutti possano vedere e comprendere buone prassi di altri team, farle decidere eventualmente di farle proprie e anche applicarle e utilizzarle.
Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori è uno strumento che permette di coinvolgere in modo diretto e attivo i lavoratori nei processi di innovazione e di miglioramento delle prestazioni aziendali. Sì. Servizi CGN ha scelto di percorrere questa strada. Ci racconti il perché e il come lo state attuando? Sì, allora, la piattaforma, per come è stata ideata, pensata, studiata e realizzata, dà questa opportunità, quindi di avere idee, progetti realizzati che migliorano le prestazioni aziendali anche, no? Bene, abbiamo sfruttato, chiaramente perché la piattaforma ci permette questo, e abbiamo inserito queste prestazioni aziendali di miglioramento, di innovazione, eccetera, abbiamo inserito il risultato di queste prestazioni all'interno del nostro accordo economico, ok? Facendo questo abbiamo potuto aderire alla normativa che permette anche la decontribuzione dei premi di produttività. Facendo questo abbiamo ottenuto due benefici. Quindi il coinvolgimento delle persone nei processi di miglioramento e quindi di prestazione aziendale, e in più anche benefici a favore dei collaboratori dell'azienda di avere anche un beneficio economico, perché con la decontribuzione dei premi di produttività i collaboratori dell'azienda hanno un percepito sicuramente più alto a fine anno del loro valore economico del premio. Grazie Cristina e buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a voi. Thank you.